Eccoci qua. Ciao a tutti, questo è il primo video che faccio di giorno, di mattina, infatti c'è la luce del sole, come potete vedere. Allora, in questo video vorrei parlare di musica, in particolare, vabbè, del paragone, direi, delirante tra i Jonas Brothers e i Beatles, ma poi della musica di adesso in generale. Allora, c'è qualcuno che ha paragonato i Jonas Brothers ai Beatles. Ma cosa si è fumato? Cioè, scusa. Allora, Jonas Brothers, prima di tutto, ho sentito 3-4 canzoni solo, però per le 3-4 canzoni che ho sentito, cioè, la voce sembra una checca. Fanno due accordi. Le canzoni parlano tutte di amore e basta. Cioè, a me non mi è sembrato nei testi. Ma dove siamo arrivati? Cioè? E così stanno vendendo un sacco di dischi. Stanno vendendo un sacco di dischi questa cosa, questa roba qui. E il paragone non è i Beatles. Ma la sanno almeno chi sono stati i Beatles. A parte che musicalmente erano bravissimi. Poi usavano il cuore, ci mettevano il cuore nei testi, nelle musiche, nella composizione. Erano melodie proprio anche difficili da comporre. Ma si sente che è musica senza anima, quella dei Jonas Brothers. Musica senza anima e poi, cioè, semplicissima da fare. E come si permettono di paragonarsi ai Beatles, che sono 50 anni, che sono ancora in vetta alle classifiche di vendita, a loro che hanno fatto 4-5 album in 2 anni, sono tutte canzonette del cazzo proprio. Vito spero hanno voluto una loro evoluzione che ha portato allo sviluppo della musica di molti generi moderni. Jonas Brothers, cosa c'è? Cosa sono? Io non saprei neanche definire che generi sono. Invece che sviluppare la musica, cioè, una roba del genere la fa morire, cioè. Definitivamente. Ci vuole roba nuova. Roba con le palle. Il rock è morto, praticamente. Almeno in Italia, no. Quasi dappertutto. Il vero rock. A parte l'indie, forse l'indie rock, che propone cose alternative, abbastanza bellina. Ma poi i gruppi rock di adesso, il rock di adesso, ricalcano le fotocopie dei grandi gruppi del passato, non mettono niente di nuovo, cioè tutto riciclato dai Zeppelin, i Purple, Black Sabbath. Poi non parlo, cioè, sono sempre gli stessi da quello che fanno, sì. Poi nessuna idea nei testi, nella musica, nel comporre musica che faccia vibrare l'anima. L'unica eccezione sono appunto l'indie rock e il metal, che ancora fa buone cose. Naturalmente non fa cose eccezionali come nel passato, nel 70-80, comunque se la fa ancora. E l'indie rock, cosa è? Ma poi altri generi, che ne so, il jazz. Lo stesso, adesso fanno cose, cioè, ho visto un concerto di Billy Cobham qui a San Sperato, nel mio paese. È bravissimo, però
Troppo virtuosismo, troppo. Troppo. Cioè, la cosa più importante delle canzoni è l'anima che ci mette. L'anima che deve trasmettere. Cioè, proprio la bellezza della canzone che ci deve far rimanere senza fiato. L'impatto della canzone deve essere bello. Nel metal un impatto aggressivo, nel jazz un impatto più che va sulla tecnica, ma deve avere anche una melodia che ti arrivi al cuore. Nel rock lo stesso, ci deve arrivare un'energia all'anima, al cuore, alle vene. Non lo so. Vabbè. Questo video lo voglio fare più corto Ah no, volevo dire anche un'altra cosa. Quelli che magari ascoltano solo black metal, solo jazz, cioè, ma devono capire che le origini sono quelle del blues, del rock and roll. Anche quelli che ascoltano solo black metal, devono capire che le proprie origini sono il blues e il rock and roll. Black metal è un genere che io adoro, però che è nato solo negli ultimi 15 anni, 20 anni, il nuovo black metal. Quindi è come se sta rinnegando tutta la bella musica, tutto il sacrificio che si è fatto per fare la base della musica nel passato, con il blues, il rock and roll, l'hard rock, il heavy metal. Anche che è padre di tutti i tipi di metal. E poi peggio ancora quelli che ascoltano solo musica da discoteca, house, techno, dance, hardcore, e che poi magari non conoscono gruppi tipo le Zeppelin, i Purple. Cioè, ok, dove siamo arrivati? Che fine ha fatto la musica vera? Che fine ha fatto? Se stanno avendo successo gruppi come Tokyo Hotel, Jonas Brothers, Finlay, stiamo precipitando nell'abisso. Mentre negli anni 60, 70, 80 erano un top order classifiche album di gente che faceva musica con le palle e col cuore. Adesso sono primi in classifica gente che fanno canzonette così. Non si sa neanche se le hanno scritte loro, se le hanno scritte loro o se le hanno scritte. Canzoni così tanto per farlo. Tanto per fare colpo sulle ragazzine. Vabbè. Comunque io supporto sempre il metal, forever. E anche in rock and roll! Ma il metal, soprattutto. Metal. Che sta continuando a fare delle buone cose. Rock sì, qualcosa, poi soprattutto nell'indie. Nel resto del rock, boh, roba riciclata, soprattutto. Cioè, sempre più idea. Ma il metal continua a tirare, secondo me. È l'unico genere che continua a tirare. E lo supporterò fino alla fine. Vabbè, ciao a tutti, statemi bene, in gamba, e alla prossima. Ciao, salve, arrivederci.